Buonasera, sono Mattia Corsini dell'associazione ARS, Associazione Riconquistare la Sovranità. Questa sera volevo parlarvi di un tema molto contrastato e importante, ovvero l'uscita dall'Unione Europea e dall'Eurosistema. Molte forze politiche, anche mainstream, stanno ora cavalcando questo tema a fini meramente elettorali, ma questo non è una cosa di cui occorre essere eccessivamente allegri o speranzosi. Perché un conto è uscire dall'euro, ma un conto è come uscire dall'euro. L'euro infatti non è altro che il grimaldello, o meglio lo strumento, di un sistema liberista che ormai è di portata globale e pertanto uscire da questo sistema senza nel contempo contrastare il sistema liberista di cui l'euro è espressione non porterà a nessun risultato positivo, anzi correrebbe il rischio di peggiorare la situazione. Ragion per cui io con la mia associazione ho effettuato un lavoro di documentazione piuttosto lungo, della durata di anni, il quale è addivenuto ad alcune, diciamo, conclusioni nel nostro piccolo che naturalmente si poggiano sul lavoro di alcuni insigni esperti del sistema, sia dal punto di vista giuridico che economico. A questo proposito mi sento di citare dal punto di vista economico, per chi volesse documentarsi, Il tramonto dell'euro di Alberto Bagnai, un ottimo testo, diciamo entry level, per la comprensione grafica e a livello di dati delle dinamiche che hanno portato alla crisi e alcune proposte di uscita. A livello giuridico, invece, per comprendere quanto i trattati europei siano incompatibili con i nostri dettami costituzionali e i nostri diritti umani più elementari, suggerisco Euro e o Democrazia Costituzionale di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Qui, oltre che una dissertazione squisitamente economica, troverete anche proprio degli elementi giuridici che permetterebbero a qualunque forza politica voglia realmente occuparsene di andare a colpire dove fa male, invocare trattati internazionali negli articoli giusti e capire esattamente come e dove sono stati infranti i trattati europei da alcuni di quelli che li hanno firmati. Anticipo che l'Italia non li ha infranti. Andiamo avanti. Quello che sto per dirvi, oltre che da queste due fonti, prende materiale da altre illustrissime fonti, tra cui per esempio il lavoro di Roger Bootle che ha vinto il Wolfson Economic Prize, ovvero un premio indetto in Inghilterra l'anno scorso per la migliore uscita dall'euro. Questo premio ha avuto una giuria sotto di sé di 425 economisti, quindi possiamo immaginare che sia autorevole. Notevoli anche il lavoro di Tepper, che non ha vinto premi, ma comunque ha fatto un ottimo lavoro su strategie d'uscita e i precedenti storici di esse, e Jacques Sapir in Francia, il quale, oltre ad aver esaminato la situazione francese, ha effettuato alcune ottime proposte che si discostano in parte da quelle di Alberto Bagnai, ma come vedremo estremamente interessanti. Si ringraziano naturalmente tutti coloro che appartengono alla Modern Money Theory, tra cui Warren Mosler, per esempio, per il contributo che hanno dato al dibattito. E per finire potremmo citare anche gli autori, i firmatari del Manifesto di Solidarietà Europea, ovvero oltre a Claudio Borghi e ad Alberto Bagnai, alcuni insigni economisti europei, i quali hanno capito che, quanto non condivido alcune cose del loro manifesto, hanno capito che la dissoluzione ordinata dell'euro è il sistema, quella condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter ritornare a crescere e a sperare in un futuro migliore. Per capire come vada gestita la strategia d'uscita, anzitutto bisogna capire, guardando al passato, quando l'Italia e l'Europa erano in crescita. L'Italia e l'Europa erano in crescita, almeno parlando del secolo scorso, in un periodo temporale ben preciso, in particolare circa dal secondo dopoguerra fino agli anni 70, fine degli anni 70. Questi anni sono stati soprannominati i 30 anni gloriosi. C'è un motivo per cui sono stati soprannominati tali, perché in quegli anni il numero di crisi economiche e bancarie nel mondo era praticamente zero. Se poteste vedere i dati, vi accorgereste che in tutto il resto del periodo storico che va dall'Ottocento in poi, salvo quei 30 anni,
le crisi sono state catastrofiche e continue. Qual era la differenza? La differenza era che in quei 30 anni si praticava la repressione finanziaria, ovvero non c'era nulla che somigliasse a libera circolazione di merci e capitali, i capitali venivano controllati e c'erano anche dei vincoli molto particolari per impedire che i nostri titoli di Stato venissero messi in vendita in altri paesi. E naturalmente questo preveniva che i capitali fuggissero verso paradisi fiscali o comunque fuggissero dove erano meglio retribuiti, perché il capitale ha questa caratteristica: non guarda in faccia nessuno, fugge dove è meglio retribuito o dove è meno tassato. Quindi, cosa consisteva questa repressione finanziaria? Per punti. Le banche centrali erano controllate dai rispettivi ministeri del tesoro. Noi non abbiamo più questa situazione dal 1981, data del divorzio Tesoro-Banca d'Italia. Il costo del denaro, idem, non era fissato dal mercato, come dal 1981 in poi, ma era assolutamente appannaggio del nostro Stato, che tramite la banca centrale, acquistando titoli di Stato quanti ne desiderava, poteva fissare il tasso di interesse, in maniera ovviamente da non far esplodere la spesa per interessi. A causa del debito pubblico italiano, infatti, dal 1981 in poi, non è, come pensano taluni, una gigantesca spesa pubblica sopra la media europea. Tutt'altro, siamo stati nella media e persino a volte inferiori alla media. L'Italia, infatti, è in avanzo primario da molti, molti anni, ciò vuol dire che guadagna più di quanto spende. Ciò che ci manda in negativo è solo la spesa per interessi e unicamente quella, spesa che non possiamo più controllare a causa del divorzio Tesoro-Banca d'Italia. Idem venivano controllati i movimenti di capitali, venivano controllati gli afflussi di capitali, cioè gli investimenti diretti esteri, quelli che auspicano i nostri politici. Ogni qualvolta qualcuno vi dice che l'Italia non attira abbastanza capitali esteri, in realtà vi sta dicendo che spera che l'Italia venda i suoi asset e le partecipazioni delle aziende più produttive a persone o enti di altri stati. E non è una soluzione alla crisi. Se qualcuno vi chiede di vendere i vostri asset per pagare il debito pubblico, è come se voi aveste un mutuo e per pagarne le rate vendeste la casa. Non è una soluzione. Naturalmente l'azione della finanza era strettamente controllata tramite i vincoli di portafoglio, ovvero tutte le banche italiane, alcune delle quali erano nazionalizzate, avevano il dovere di mantenere al loro interno una quota parte minima di titoli di Stato italiani al fine di controllarne il tasso di interesse e tenere basso lo spread. Inoltre, venivano controllati i massimali di concessione del credito e di riflesso di indebitamento. L'indebitamento privato, si sapeva, era una delle cause possibili di shock finanziario e non si capisce quindi allora la ragione di tutta questa retorica contro il debito pubblico, quando in realtà le cause della crisi sono indubbiamente dovute all'indebitamento privato. Ebbene, in questi 30 gloriosi l'indebitamento privato era tenuto costantemente sotto controllo e il credito facile era un qualcosa che non esisteva. Ovviamente i tassi di interesse, in conseguenza di tutte queste scelte, erano ovunque bassi e pertanto né imprese né privati avevano alcun interesse a fissare i propri capitali in titoli di Stato e titoli fruttiferi togliendoli all'economia reale, perché la conseguenza è ovvia: se i titoli di Stato hanno un interesse troppo appetibile, superiore al ritmo di crescita della nostra economia, ovviamente un piccolo, grande risparmiatore, investitore che sia, facendosi due conti in tasca, dirà: ma perché io devo investire nell'economia reale che mi renderà molto probabilmente un guadagno molto inferiore a quello che mi renderebbe un titolo di Stato che magari adesso mi può dare il 5-7%? Non è vero, per fortuna è un po' più basso, ma il ragionamento è lo stesso. Siamo in crescita nulla o negativa, i nostri titoli di Stato rendono il 3 o il 4, ovviamente. Privati e banche hanno tutto l'interesse a investire in titoli di Stato e non nelle nostre aziende. Questo è un grosso problema. Tutto ciò deve essere tassativamente ripristinato. Chiunque vi parli di exit strategy o di riforme in un senso che non vada in questa direzione, molto probabilmente vi sta ingannando o comunque
tenterà una riforma che non va nell'interesse delle classi salariate e della classe imprenditoriale più debole. Quindi fate molta attenzione. Il Trattato di Lisbona sancisce chiaramente che l'uscita dall'Unione Europea è possibile, l'uscita dall'Unione Monetaria è possibile, chi garantisce il contrario sta disinformando. Quindi chi vi dice l'euro è irreversibile, come Mario Draghi, sta parlando solamente in termini politici e di carriera, non certo in termini pragmatici. Ciononostante, per uscire dall'euro è necessario forzare i trattati, è necessario praticare delle opzioni e passare sopra l'interesse dei nostri competitor e dei nostri partner attuali, specialmente della Germania e di altri soggetti che fanno capo alle lobby europee e agli organi di controllo, tra cui Commissione europea e quant'altro. Non sarà una scelta facile, ci vorrà una classe politica in grado di fare i nostri interessi una volta tanto. Naturalmente, se possibile, bisognerà cercare di mantenere i buoni rapporti con gli altri stati, perché noi non abbiamo nessun tipo di interesse di scatenare una guerra commerciale, una guerra finanziaria, una guerra di valute. Noi abbiamo tutto l'interesse invece che, indeboliti dal colpo che subiremo comunque in parte uscendo, si possa comunque pensare di riattivare un commercio fiorente con i nostri vicini per mutuo beneficio. In particolare ci sono stati come Grecia e Portogallo che avranno assolutamente bisogno del nostro aiuto, direi anche dell'aiuto della Germania, ma mi sembra superfluo sottolineare che non gli verrà dato, avranno bisogno del nostro aiuto per potersi riprendere dal momento che loro, anche se uscissero dall'euro in questo momento, avrebbero comunque serissimi problemi di sostenibilità dal momento che nessuno, dal momento che hanno distrutto le loro economie rispettive, vorrà mai una dracma o un escudo. Perché quando volete voi la moneta di uno Stato, quando l'accettate in pagamento, quando vi aspettate di poter comprare con quella moneta una merce o un servizio prodotto in quello Stato? Orbene, in Grecia la manifattura, anche a livello di semilavorati, è stata distrutta. Che cosa voi potete comprare con una dracma? Potete andare a farvi le vacanze in Grecia per adesso, ma non è possibile pensare a nessun tipo di investimento di altro tipo. Quindi la Grecia, se uscisse dall'euro, dovrebbe giocoforza per far ripartire l'economia, indebitarsi in valuta estera, ovvero pagare in dollari o in euro le merci indispensabili per rifornire la propria manifattura. Ovviamente indebitarsi in una valuta straniera, tale quale è l'euro, è un'azione estremamente pericolosa che, in caso l'economia non vada sufficientemente bene, può portare al default su quel debito. Inutile dire che non è una situazione auspicabile, la Grecia ci è già passata una volta. Bisogna far capire quindi a tutti che l'Unione Europea, che l'uscita dell'Unione Europea e dall'euro concordata, almeno dall'euro in prima battuta, è l'unica opzione possibile per mantenere non solo i rapporti commerciali, ma anche la pace fra stati e mantenere buone relazioni. Nessuno dotato di senno può pensare di voler uscire dalla moneta unica per fomentare conflitti o commerciali o marziali di altro tipo, anzi, è proprio la permanenza forzata nella moneta unica che li sta fomentando più di tutti. Noi quindi ci proponiamo con queste proposte, che sempre proposte sono, di verità rivelate non ne abbiamo, di fornire una speranza a chi voglia ancora pensare a un'integrazione e a un'amicizia fra popoli europei, di raggiungere questo risultato evitando guerre che ci saranno sicuramente se continuiamo a vessare popoli come Grecia, Portogallo e tra poco, tra molto poco, anche noi. L'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, il Trattato di Maastricht, disciplina l'uscita unilaterale di uno Stato membro e prevede un percorso non semplice di circa 2 anni, però lo prevede. Quindi, volendo uscire la moneta unica dell'Unione Europea, questo articolo è la via giuridica da percorrere ufficialmente. Naturalmente, volendo esercitare questa opzione, 2 anni non sono uno scherzo, assolutamente, io tenderei a sconsigliarla, ma ve lo cito solo perché è la via legale, quindi chi vi dice che non c'è una via legale che uscire illegale, disinforma. Ci sono delle cose da evitare, naturalmente. Un nostro ulteriore declassamento, fare troppa pubblicità, esporre il fianco ad attacchi speculativi durante questa transazione.
Per esempio, se noi venissimo in questa fase ulteriormente, se il nostro debito venisse ulteriormente declassato, se gli ultimi capitali rimasti fuggissero in preparazione ovviamente dell'uscita, della svalutazione, naturalmente temendo la svalutazione, i problemi sarebbero gravi. Uno spread a 500 o 700 e il conseguente aggravio delle spese per interessi in questo momento non sono sostenibili per la nostra economia. Non avendo una banca centrale in grado di comprare i nostri titoli di Stato, quella differenza di soldi verrebbe presa dalle tasche dei contribuenti. Ma già adesso noi abbiamo 5 milioni di italiani sotto la soglia della povertà, e altrettanti che rischiano di perdere il lavoro da un momento all'altro. Questo prelievo non è assolutamente sostenibile, tanto quanto non è sostenibile aderire al fiscal compact. Quindi è una situazione che va evitata. Ci sono due strategie di base per evitare questo declassamento e questo panico sui mercati. La prima, dobbiamo prepararci economicamente, cosa consigliabilissima che io caldeggio in ogni caso per ogni strategia. Si potrebbe agire in vari modi, per esempio trasformare la cassa depositi e prestiti in una banca a tutti gli effetti, una banca che sarebbe completamente sotto il controllo dello Stato e quindi in caso di bisogno potrebbe, finanziandosi a tassi estremamente agevolati presso la Banca Centrale Europea, acquistare titoli di Stato italiani e mantenere quindi basso lo spread, fornendoci la liquidità necessaria per coprire le spese della transizione. Questo è un ottimo sistema. Si potrebbe anche agire sul regime giuridico dei titoli di Stato italiani, con lo scopo di rendere di nuovo conveniente per le famiglie l'acquisto di BOT, CCT e BTP. Invece, le recenti modifiche fatte alla struttura dei nostri titoli di Stato, in conseguenza dell'introduzione del MES specialmente, vanno proprio nella direzione opposta, perché è stata introdotta una clausola per le ultime emissioni che consente ai titoli di Stato di essere ristrutturati, in sostanza, o per meglio dire, di praticare un default controllato nel caso i fondamentali economici italiani non siano più all'altezza. Naturalmente questo comporta una perdita di valore immediata per gli acquirenti di tali titoli di Stato, che accettano implicitamente un rischio di insolvenza di parte della spesa che diversamente gli sarebbe stata restituita con gli interessi. Questo un privato non lo desidera certo in condizioni di crisi. Lo Stato deve tutelare costituzionalmente il risparmio delle famiglie. Una cosa del genere non va certamente in quella direzione. Una cosa molto utile da fare, ma naturalmente bisogna stare estremamente attenti a come farla, è in questa fase di incertezza introdurre una moneta complementare. E qui chiedo un attimo di attenzione. Ci sono tante monete complementari in questo momento in Italia che potrebbero aiutarci in questa fase. Una moneta complementare non è altro che una divisa aggiuntiva che lavora parallelamente all'euro e che consentirebbe di limitare il credit crunch, di permettere alle persone a cui viene distribuita di acquistare un certo numero di beni e servizi nonostante magari non abbia tanti euro in tasca. Per fare un esempio, nella città di Torino le transazioni commerciali che vengono fatte non sempre sono verso l'esterno o verso l'estero, solitamente sono verso soggetti della stessa Torino. Ci sono transazioni, acquisti e cessioni in circolo. Bene, se una quota parte di queste transazioni venisse coperta dalla moneta complementare, non ci sarebbe quasi nessun problema. Aumenterebbe il potere d'acquisto netto perché all'interno di Torino i proprietari di questa moneta complementare potrebbero usarla per i loro scambi e utilizzare l'euro ogni qualvolta eseguono una transazione verso l'esterno, con l'introduzione necessaria di un soggetto che funga da camera di compensazione, perché naturalmente può capitare che l'indebitamento oppure il credito vada oltre un certo livello e allora deve entrare un soggetto che compensa e impedisce che qualcuno resti, come si suol dire, col cerino in mano, ovvero con una grande quantità di moneta alternativa che a quel punto però ben difficilmente riuscirà a scambiare con beni e servizi o con euro. Questo va evitato e per evitarlo ci vuole una camera di compensazione.
Monete come il Bitcoin o lo Shek hanno tutte dei grossi difetti, però per fortuna è in corso lo sviluppo di un nuovo tipo di moneta complementare, il cui prototipo vedremo in Sicilia, si chiama Grano, ma in realtà c'è un progetto in corso, i cui direttori tecnici, chiamiamoli così, sono Davide Gionco e Valentino De Santi, i quali hanno ultimato una struttura di moneta alternativa che non ha precedenti in Italia e che potrebbe veramente risolvere il problema. Problema che il progetto è fermo per mancanza di fondi, servirebbero almeno 80 milioni per farlo partire. Non è una cosa banale, ma nel momento in cui si riuscisse, nel momento in cui si trovassero finanziatori, questo tipo di moneta alternativa, unitamente o alternativamente a certificati di credito fiscale come quelli proposti da Marco Cattaneo, potrebbero essere la soluzione per consentirci una transizione morbida verso un sistema monetario più a portata umana. C'è una seconda strategia che si può usare per evitare la transizione traumatica ed è la strategia giuridica. Esiste un trattato, la Convenzione di Vienna, in particolare la parte firmata nel 1969, che disciplina i trattati fra nazioni. Il trattato dei trattati, se così vogliamo dire. L'articolo 60 della Convenzione, in particolare, prevede che se uno degli Stati membri ha violato accordi sostanziali, le altre parti, o anche solo una sola di esse, che abbia subito in conseguenza dei gravi danni, possono ritenersi non obbligate a seguire le disposizioni del trattato. Questa clausola ha effetto immediato. In altri interventi dimostreremo che questa situazione è effettivamente concreta e si è verificata, ovvero ci sono state infrazioni di trattati, ci sono stati abusi e soprattutto la situazione per alcuni paesi è diventata assolutamente insostenibile. In conseguenza dell'utilizzo virtuoso di questi articoli del Trattato di Vienna è possibile appellarvisi e istantaneamente ottenere la rescissione dei trattati. Questa è una cosa che pochi sanno. Per esempio, per farvi alcuni esempi di violazioni, la Germania e la Francia hanno ripetutamente violato l'obbligo di coordinare le loro politiche economiche con il resto degli Stati membri, hanno utilizzato la Bundesbank come acquirente residuale sul mercato primario dei titoli di Stato tedeschi, cosa che è proibita dai trattati. In Germania hanno utilizzato la Cassa Depositi e Prestiti tedesca, la KfW, per acquistare parte del loro debito pubblico e sottrarlo ai conteggi e ai limiti del Trattato di Maastricht. Questo ovviamente non è una cosa che noi italiani abbiamo fatto ed è una forzatura, se non proprio un'infrazione, dei trattati europei. Naturalmente, in questa situazione è perfettamente legittimo per noi cercare di fare il nostro interesse, per una volta tanto, e appellarci a questi due articoli per ottenere la rescissione del nostro legame con l'Unione Monetaria Europea. È estremamente importante che tutte queste nozioni vengano divulgate il più possibile, perché così come noi siamo prigionieri di trattati che ci vengono dipinti come inevitabili, allo stesso modo paesi come Grecia e Portogallo lo sono. Ma Grecia e Portogallo sono talmente sotto ricatto che sapere finalmente una via legale per potersi liberare dalle loro catene sarebbe un po' accrescerebbe il loro potere negoziale in maniera consistente. Io non mi sento con la coscienza a posto sapendo che i nostri vicini a 10 km di distanza da noi non hanno ospedali, non hanno televisione pubblica, non hanno istruzione pubblica. Noi per il momento stiamo ancora molto meglio di loro, ma non durerà a lungo. Chiarito tutto questo, vorrei che teneste ben presente una cosa fondamentale. Noi è vero che possiamo appellarci a questo o quel trattato e a certe determinate infrazioni dei trattati sull'Unione Europea per giustificarne l'uscita, ma attenzione, anche chi nega la solidarietà, ovvero specialmente la Germania, potrebbe a ragione invocare certi altri articoli dei trattati per giustificare il proprio comportamento. Per esempio, potrebbe impugnare la missione della BCE, ovvero gli ex articoli 123 e 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in cui si asserisce che la missione principale della Banca Centrale Europea è la mera stabilità dei prezzi e
e si sancisce anche il divieto d'acquisto dei titoli di Stato sovrani dei paesi dell'Eurozona. Quindi loro ci negano la solidarietà, ma hanno una base giuridica per farlo. In secondo luogo, potrebbero anche citare gli articoli 124 e 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in cui si dice testualmente: è vietata qualunque misura che offra alle istituzioni degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, per meglio dire, una linea di credito preferenziale. Non l'avranno. E si dice anche: l'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, ovvero sia, se uno Stato dell'Unione Monetaria Europea si è indebitato, la Banca Centrale Europea non è assolutamente tenuta da trattati a intervenire. Quindi, per così dire, come noi possiamo appellarci delle infrazioni, anche loro possono appellarsi a degli articoli estremamente iniqui per giustificare il loro non intervento. Il problema, signori, non è questo o quello strumento giuridico per uscirne, una volta che ci sia la volontà politica e popolare di uscirne. Il problema è quale visione politica, sociale e macroeconomica consapevole ci porti a uscire. Perché se noi non decidiamo di abbattere l'euro, avendo ben chiaro il nuovo paradigma politico, sociale ed economico, la nostra uscita arriverà sempre troppo tardi e quando avverrà non sarà necessariamente un bene per la popolazione. Chiarito tutto ciò, passo a spiegarvi come, secondo noi, potremmo uscire dall'Unione Europea. Le fasi che seguiranno non sono necessariamente in ordine di priorità, sono tutte importanti, alcune più importanti di altre, e alcune di queste vanno compiute prima dell'annuncio ufficiale dell'uscita e comunque senza pubblicizzarlo sui mercati dei capitali, senza pubblicizzarlo sui media, perché gli stessi premi Nobel Krugman e Stiglitz, ma anche gli autori di proposte come Buttel e Tepper sono concordi su questo: se noi dessimo ai mercati il vantaggio di sapere quando e come usciremo, la cosa potrebbe essere strumentalizzata e potrebbero cercare di approfittarne aumentando i costi. Che già sono abbastanza notevoli per la collettività. È vero che ci dovrebbero essere dei patti fra stati, perché un'uscita unilaterale all'insegna del menefreghismo e del ci isoliamo è impensabile. I patti ci dovranno essere, ma nell'interesse di tutti è bene che restino segreti. Questo non è assolutamente difficile, contrariamente a quanto dicono alcuni. Come è stato possibile tenere segreto l'esproprio forzoso dei conti correnti di Cipro, così sarà assolutamente possibile tenere segreta la transizione dall'euro. E vi garantisco che a perderci a Cipro sono stati anche gli oligarchi russi, gente non proprio sprovveduta, quindi la cosa è tecnicamente possibilissima. Prima fase: ridenominare i debiti e i depositi. L'articolo 47 della nostra Costituzione prevede la tutela del nostro risparmio in tutte le sue forme. Ovviamente questa deve essere rispettata alla lettera dell'uscita dall'Unione Monetaria Europea. Ai debiti, in particolare al debito pubblico, si applicano gli articoli 1277 e 1278 del Codice Civile. I debiti pubblici e privati contratti in Italia, a prescindere da quale che sia la controparte, verranno convertiti in nuove lire. Verrà applicata quella che si dice la lex monete, con tasso di cambio che potremmo decidere a piacere. Io consiglio il tasso di cambio 1 a 1 con l'euro, ovvero una lira, un euro. Questo è assolutamente possibile, non siamo obbligati in nessun modo a tornare al vecchio cambio 1936,27 lire per un euro. Noi possiamo e dobbiamo decidere per un cambio più semplice, 1 a 1 se possibile, per il vantaggio della trasparenza sui prezzi e della facilità di transizione. Potremmo così minimizzare tutte le spese e i nodi logistici della transizione in sé, inclusi quelli software, per esempio, perché gli ordini di grandezza resteranno assolutamente gli stessi, e così facendo minimizzeremo anche truffe, minimizzeremo ritocchi dei prezzi
rapaci come già si videro ai tempi della transizione lira-euro e salveremo quindi le categorie più deboli dagli ennesimi abusi degli intermediari. Il capitale di proprietà della Banca Centrale Nazionale presso la Banca Centrale Europea e le riserve di qualsiasi forma dovranno essere ovviamente ritirati. Naturalmente bisognerà accordarsi per come risolvere le pendenze dovute agli squilibri dei saldi Target 2. È per quello che dicevo, ci vuole un accordo, non è nel nostro interesse l'inimicizia e una guerra tra stati, anche perché è nel loro interesse che si trovi un accordo su come vorranno essere pagati in futuro con le nostre nuove lire, e quindi nessun debitore ha l'interesse a non vedere mai più un soldo del creditore. Noi che siamo i debitori, in questo caso, abbiamo un potere contrattuale molto alto, perché nessuno può venire a imporre a uno Stato sovrano quando e come pagare il suo debito, ma uno Stato sovrano, al contrario, può benissimo decidere di non pagarlo. È nel loro interesse accordarsi. Naturalmente ci saranno piccolissimi problemi con i debiti privati di diritto estero, di diritto anglosassone, ovvero quelli che non sarà possibile rinominare in lire. Ma mi sento di tranquillizzarvi, non saranno assolutamente un problema, anche perché nessun privato cittadino italiano ha debiti di questo tipo. Questi debiti sono solo di alcune grosse aziende italiane, specialmente nell'energia, Eni ha qualcosa di questi debiti, per esempio, e sono talmente piccoli, circa il 4% del loro debito totale, che debiti del genere sono assolutamente dilazionabili, con comodo, ma anche se proprio fossero costretti a pagare subito, lo Stato italiano, con la nuova lira, potrebbe intervenire comodamente e a suo piacimento con dei sussidi appositi per consentire alle nostre aziende di pagare senza per questo avere dei crack nei propri bilanci. Beh, come dicevo, ci saranno alcuni piccoli problemi per riconoscere i soggetti domestici da quelli esteri, perché naturalmente noi dovremo anzitutto tutelare nel nostro debito i soggetti nazionali, come da Costituzione. Uno Stato a moneta sovrana potrà permettersi agevolazioni per gli uni e per gli altri, ma in prima battuta potremmo pensare, nell'attesa di riconquistare completamente la nostra sovranità monetaria, a una garanzia statale sulle perdite subite dai piccoli investitori. Per esempio, si ammette una perdita massima del 10% sul valore di una quota di un debito, il resto lo rimborsa lo Stato al piccolo risparmiatore. Per gli investitori che necessitassero di aiuti statali, invece, si può pensare di programmi di sostegno specifici, in cambio magari di azioni della società richiedente. Questo naturalmente comporterebbe un'inversione del trend di privatizzazione di alcuni soggetti che attualmente sono nelle mani dei mercati e potrebbe anche avere degli effetti molto benefici per la nostra economia. Naturalmente uno Stato con sovranità monetaria non ha nessunissimo problema nell'aiutare o sovvenzionare le proprie aziende se serve. Chiarito la conversione dei debiti, naturalmente ci sarà un aggiustamento del cambio. Uno dei benefici principali che ricaveremo dall'uscita dall'Unione Monetaria Europea è la possibilità di aggiustare il nostro cambio valutario con i fondamentali della nostra economia, ovvero di svalutare. La svalutazione prevista è pari alla somma dei differenziali di inflazione che abbiamo accumulato nei riguardi della Germania durante la nostra permanenza in Unione Monetaria e si parla del 20-25% nei riguardi del marco. Nei riguardi del dollaro la svalutazione potrebbe essere diversa. Il nostro problema principale è recuperare competitività nei riguardi del marco. Economisti come Cesare Pozzi sono un po' più pessimisti su questo valore e viene fissato da lui nei riguardi del 30-35%, niente di catastrofico. Perché questa differenza? Perché, come ben sottolinea il professor Pozzi, un conto è la svalutazione, ma essendo che l'Italia non ha più una lato completa indipendenza industriale che aveva nel 92 e parti rilevanti della sua filiera sono estere, naturalmente dovrà comunque acquistare molti semilavorati e molte materie prime e non solo all'estero, aumentando quindi
i problemi e i costi rispetto all'uscita dello SME nel 1992. Cosa ancora più importante, Cesare Pozzi sottolinea che attualmente nessuna componente politica italiana, compresi quelli che in questi giorni stanno strillando no euro, la Lega, ha la benché minima idea di una politica industriale che possa realmente far ripartire l'economia italiana. Signori, la sovranità monetaria è una bella cosa, ma con quei denari e con quegli investimenti e con quelle leve fiscali bisogna saper operare. Avere la sovranità responsabilizza la nostra politica. Un argomento che usano i detrattori del ritorno alla sovranità, e non solo monetaria, è che la nostra classe politica ben difficilmente sarebbe in grado di fare fronte. Non è del tutto falso. Bisogna che la nostra classe politica ritorni a responsabilizzarsi. Se la nostra classe politica non vuole prendersi questa responsabilità, allora sarà necessario trovare un nuovo soggetto politico che lo faccia. Che potrà essere il movimento o potranno essere i nuovi soggetti che stanno creandosi adesso come ARS. Comunque, dicevo, questa svalutazione non deve ovviamente essere lasciata selvaggiamente, come suggeriscono alcuni detrattori dell'uscita dall'euro, ai mercati finanziari, ma dovrà essere concordata e controllata. La conversione iniziale, come ho detto, dovrà essere 1-1 per evitare abusi, ma poi il resto andrà gestito. Andrà gestito in step concordati con i nostri vicini e anche con la Germania stessa, e faranno bene a trovare un accordo, naturalmente, perché è nel loro interesse. E quindi ci sarà questo passaggio graduale della parità con il nuovo marco della lira verso 1,20 lire per un marco. Potremo poi garantire a nostro piacimento, una volta riconquistata la possibilità di battere moneta, la stabilità dei prezzi interna, come meglio crediamo, esattamente come lo fa ora la Banca Centrale Europea, e potremo garantire soprattutto il pareggio tendenziale nella bilancia delle partite correnti rispetto ai nostri vicini di casa, il famoso external compact, come lo chiama il professor Bagnai, perché si noti bene che noi, gli ARS almeno, non proponiamo assolutamente un ritorno alla sovranità e alla capacità di battere moneta, in questo caso per praticare la stessa politica mercantilista che ora sta praticando la Germania. Questa è una politica miope, perdente e neocoloniale che mira a impoverire i nostri mercati di sbocco. La vogliamo evitare a tutti i costi. Quindi la cosa che proponiamo sono dei patti commerciali specifici, studiati di volta in volta, con i nostri vicini di casa per mutuo beneficio. Noi prendiamo cose da te, tu ne prendi altre da me, oppure noi prendiamo cose da te, tu verrai a comprare merci e servizi, avrai degli appalti qui in Italia, in modo tale che si ottenga sempre un bilanciamento tendenziale delle partite correnti. Non dovremo mai più permettere che si verifichino squilibri persistenti, sia surplus che deficit della bilancia commerciale. Sono tutti estremamente destabilizzanti e pericolosi. Tutela delle nostre aziende nazionali. Oh, il protezionismo! E qui arriveranno le accuse di totalitarismo, fascismo e quant'altro. Inutile dire che queste accuse sono completamente infondate. In questa fase storica, uno dei nostri problemi principali è che non solo non stiamo tutelando le nostre aziende nazionali, come da trattati del resto, mentre altrove lo fanno, vedi Francia, ma anzi le abbiamo messe sul mercato e svendute al miglior offerente. Questa cosa, oltre che ovviamente antinazionale e estremamente miserevole per come sta venendo condotta, è anche economicamente stupida. Ultimamente, in questi giorni, il governo Letta sta parlando di vendere delle partecipazioni di varie aziende strategiche italiane che hanno dei rendimenti, dei dividendi, che sono superiori a quanto noi paghiamo di interesse sul debito pubblico. Non c'è bisogno di essere Nobel per l'economia per capire che andremo a pagare di più, ci rimetteremo. Quindi queste vendite non solo saranno fatte sotto costo in una fase in cui nessuno ha i soldi per comprare nulla, tranne chi non ha mai avuto problemi di soldi, ovviamente, ma genererà un flusso di cassa in uscita e un eccesso di spesa, perché la spesa appunto su interessi è superiore a quella, al guadagno che adesso otteniamo per i dividendi di queste aziende, che sono floride,
va detto, un conto è vendere un'azienda che è in estrema difficoltà e che non è più performante, può avere senso. Un conto è privatizzare dei soggetti in salute, come lo era una volta Telecom. Gli effetti li stiamo piangendo ancora adesso. Quindi, come impedire che le nostre aziende siano svendute o che vengano invase di capitali stranieri dopo la svalutazione? Perché naturalmente, se un'azienda che adesso è quotata 1 milione di euro, dopo la svalutazione la quotazione diminuirà del 20%, quindi attenzione, perché se non prendiamo precauzioni sarà ancora più facile dopo l'uscita dall'euro che le aziende nazionali vengano acquisite, quindi le precauzioni andranno prese e chi nega la possibilità che questo avvenga non ha ben chiari gli interessi strategici del suo paese. Quindi occorre per esempio prevedere una rilevante tassa sulle acquisizioni, che scoraggi naturalmente tutte le acquisizioni estere. Per i primi 12 o 24 mesi potrebbe essere introdotta e vada rispettata. Va comunque ricordato naturalmente che per acquisire un'impresa si guarda in genere a quanto potrà rendere in futuro, se ha delle aspettative positive. Quindi se i redditi futuri di un'impresa saranno in lire svalutate, può anche darsi che qualcuno ci pensi due volte prima di tentare un'acquisizione. Non di meno, con una tassa del genere si riuscirebbe a ridurre il rischio. Alcuni disinformatori professionisti sostengono che con una lira svalutata noi non avremmo assolutamente la credibilità né il potere di invertire il trend di privatizzazioni e che non riusciremmo a difendere le nostre aziende. Questo è del tutto falso. Potrei citare tantissimi esempi, ma al di là del fatto che il rischio di acquisizione è massimo ora, quando non abbiamo difese, quando non abbiamo una politica fiscale e monetaria che ci permette di difenderla, ma il controesempio vivente sono paesi come la Turchia, che con una valuta sovrana estremamente svalutata e soggetta a quelle cattivissime e bruttissime svalutazioni competitive, ci stanno acquistando di tutto di più. Le ultime acquisizioni turche sono Loropiana e Pernigotti. Ma com'è la storia? Noi abbiamo l'euro forte, loro la loro lira turca debole e svalutata, perché loro possono acquistare e far fruttare delle aziende stabili in paese con una moneta forte? Perché ovviamente hanno una valuta sovrana che li aiuta. Tra parentesi, proprio l'acquisizione turca di Pernigotti, recentissima, è un'ottima risposta che asserisce che con la nostra liretta non avremo più alcun potere contrattuale all'estero. Fateci caso, vi stanno praticamente dicendo che la nostra economia vale meno di quella turca. Talvolta ho sentito dire che valga meno anche quella egiziana. Ogni commento a questa disinformazione è puramente superfluo. Costituzione di un complesso di banche nazionali. Al di là dell'articolo 47 della nostra Costituzione, che prevede che la Repubblica disciplini e coordini l'esercizio del credito, la Repubblica, non i privati, noi abbiamo assolutamente un problema di privatizzazione di tutto il nostro tessuto bancario e anche la stessa Banca Centrale, per quanto sia un istituto di diritto pubblico, attualmente ha delle partecipazioni private. Attenzione, anche qui, banche come Intesa San Paolo, banche come MPS sono private a tutti gli effetti, ma c'è una grossa differenza con la nostra banca centrale. La nostra banca centrale è istituto di diritto pubblico, le quote sono decise per legge, non è una società per azioni, non ci sono dividendi e il fatto che queste quote siano proprietà di banche private non vuole assolutamente dire che siano le banche private a decidere, come sostengono alcune teorie signoreggiste, ma tutte le decisioni della nostra banca centrale, che ferma restando la sua indipendenza, sono scelte politiche, tutte. Quindi chi sostiene che nazionalizzando la nostra banca centrale risolveremmo il problema, sbaglia, perché il problema non è di chi siano le quote della Banca Centrale Nazionale, lo so, sarebbe meglio che fossero statali, ma anche lì ci potrebbero essere dei problemi di conflitto di interesse, quindi non è tanto chi le ha, ma il sistema che le regola. Anche la Federal Reserve americana è di fatto privata tanto quanto è la nostra banca centrale, ma qual è la differenza? La differenza è che la Federal Reserve è soggetta alle direttive del Congresso e la nostra banca invece no.
ma non perché ci sia il complotto dei banchieri cattivi che l'hanno acquisita, ma perché è una precisa direttiva europea. La Banca Centrale Europea e il sistema europeo delle banche è un unicum nel mondo, non ha assolutamente eguali ed è questo sistema che va fermato e modificato, non le proprietà. No, le proprietà sarà un utile di più, ma la prima cosa è il sistema europeo. Noi abbiamo già la Cassa Depositi e Prestiti, che non è proprio una banca, ma è già di fatto nazionale. Si potrebbe fare di più. Ci vorrebbero almeno due o tre banche private, che adesso sono private, che vengano nazionalizzate. Potrebbero essere un utilissimo strumento per riprendere e regolarizzare il credito nei periodi successivi all'uscita dall'euro. MPS è un esempio di banca che di fatto abbiamo già nazionalizzato perché l'abbiamo salvata con denaro pubblico. Dicevo, al di là delle nazionalizzazioni che sono un utile di più, ma non sono indispensabili, quindi se dovessimo scegliere tra fare questa e un'altra cosa, noi daremo senz'altro la precedenza ad altre cose più utili. La cosa fondamentale da considerare è che va tassativamente riunita la nostra banca centrale con il Ministero del Tesoro. Il divorzio Tesoro Banca d'Italia va bloccato. Non ci deve essere più e deve essere cancellato dai libri di storia, tranne quando si spiegherà perché non ripeterlo mai più. Risanamento del nostro tessuto industriale. Dunque, il nostro tessuto industriale non è assolutamente più quello del 92 ed è il fantasma di quello che era 10-15 anni fa. Fate molta attenzione a chi la fa troppo facile sull'uscita perché ci saranno dei problemi concreti e andranno trovate delle soluzioni non banali che poco hanno a che vedere con la svalutazione e gli aspetti più squisitamente monetari. Ci vuole un nuovo piano industriale per permettere alla nostra economia di riprendersi. In mancanza di questo, nessuna svalutazione, nessuna sovranità monetaria ci salverà. Potrà essere un palliativo, ma le nostre aziende chiuderanno lo stesso. Cosa bisogna fare? Naturalmente, il problema principale delle nostre aziende adesso è che hanno una crisi terribile di domanda. Nessuno ha soldi, nessuno compra e le aziende chiudono. Tutto ciò peggiorato dal credit crunch, ovvero dal nostro sistema bancario che è in crisi di liquidità terribile e non può assolutamente più permettersi di fare crediti alle aziende. Oltretutto, anche se non avesse questo problema di liquidità, abbiamo un'economia in recessione con delle aspettative fortemente negative. Quindi è assolutamente impensabile che senza la sovranità monetaria queste nostre banche facciano credito a un'economia in recessione, è un investimento destinato a perdere. Quindi si può discutere finché si vuole sulla moralità del nostro sistema bancario, ma le considerazioni che fanno sono di carattere meramente economico. Ma anche qualora fossero nazionalizzate queste banche, qui torniamo al discorso di prima, il discorso sarebbe assolutamente lo stesso. Senza la sovranità monetaria, lo Stato non è assolutamente in grado di finanziare a deficit delle aziende, degli investimenti produttivi, eccetera, perché è vincolato al pareggio di bilancio dell'Unione Europea. Senza rimuovere quello, non cambierà niente. Con la sovranità monetaria questo diventa possibile. Potremmo fare degli investimenti privati per far ripartire la domanda aggregata, degli investimenti anche nel settore sviluppo che è fermo da tanto tanto tempo, nel settore infrastrutture, penso ai recenti sconvolgenti incidenti in Sardegna, ma anche al terremoto dell'Emilia, dell'Aquila, tante situazioni terribili che sarebbero potute essere evitate tranquillamente con degli opportuni investimenti in infrastrutture che sono fermi da un trentennio per le logiche liberiste europee e nient'altro, non per gli errori della politica. Una classe politica che deve pagare 80 miliardi all'anno di interessi sul debito pubblico ed è tenuta a fare avanzi primari fissi perché lo chiede l'Europa, ha le mani legate. Se anche ci fosse un filantropo seduto in Parlamento adesso o al Quirinale, non potrebbero fare tanto meglio di così. Occorre quindi anche riportare prima possibile in Italia i cervelli perduti, ma quelli tornerebbero non appena ci fosse un serio piano industriale delle possibilità di occupazione serie, riportare in Italia le parti di filiera produttiva indispensabili che sono state delocalizzate all'estero. E tutto il know-how che abbiamo perduto. È un processo lento, ma bisogna ricominciarlo prima possibile. Secondariamente,
È anche da tenere in conto che non è detto che ce la possiamo fare da soli, e qui si ritorna al fatto che non dobbiamo cercarci rogne inutili. Essendo che abbiamo perso importantissime parti del nostro know-how tecnologico e che alcuni settori sono proprio stati accantonati, non sarà banale rimetterli in piedi senza ricevere aiuti esteri e senza attivare partnership con l'estero. Ovviamente, una partnership estera sarà ben difficilmente con la Germania o con i paesi del centro Europa, ma valuto che sia possibile attivare delle collaborazioni molto più fruttuose con paesi come il Giappone oppure con gli Stati Uniti, anche se io sugli Stati Uniti ho delle riserve e grosse per motivi che magari avrò occasione di spiegarvi. Ma per esempio, col Giappone sarebbe assolutamente possibile. Il know-how importato dal Giappone con una prassi di scambi, di favori o di baratto internazionale, come già si è visto in tante situazioni, ci potrebbero consentire di colmare quei gap e, tra le altre cose, il Giappone è abbastanza geograficamente distante anche come interessi strategici dall'Italia per non necessariamente fare logiche del tipo se io li aiuto poi mi faranno concorrenza. Naturalmente si sta parlando di sviluppare dei rapporti di amicizia con gli stati che ci stanno vicini e lontani, non fare guerre. Chi vi dice che chi vuole l'uscita dall'euro vuole la guerra? Come vedete, io sto solo parlando di volemose bene e di guerra non ne ho ancora parlato. Al di là degli aspetti economici, c'è un aspetto sociale e culturale fondamentale da risolvere. Non fa necessariamente parte dell'exit strategy, ma l'ho citato perché ritengo sia un nocciolo fondamentale per evitare che tutti questi problemi si ripetano, e sono programmi di istruzione, formazione e occupazione. Gli articoli 1 e 4 della nostra Costituzione prevedono il diritto al lavoro e a un'equa retribuzione, mai stati calpestati più di così. Naturalmente è ed essere lo Stato che deve essere impegnarsi per fornire occupazione, deve diventare datore di lavoro di ultima istanza, così si dice. Alcuni economisti della Modern Money Theory lo ripetono spesso, e deve farlo fin tanto che la nostra occupazione non sarà tornata a dei livelli decenti. Quando l'economia italiana sarà ripresa abbastanza, allora i privati avranno interesse a riassumere, ma adesso, come adesso, nessun privato ha intenzione di aprire attività o di assumere persone perché le sue aspettative sulla nostra economia sono negative. Quindi solo lo Stato può inserirsi in questo meccanismo perverso e, acquistando manodopera e facendo partire nuove imprese con investimenti produttivi, può rilanciare l'occupazione. Quando ho scritto queste slide, avevamo circa 6 milioni di inoccupati, che sono davvero troppi, ora sono anche di più. Quindi, dicevo, programmi specifici di investimenti in diversi settori, ma anche beni e servizi vendibili sia sul mercato interno che estero. Questi programmi di spesa, contrariamente a quanto blaterano alcune correnti economiche monetariste, non provocherebbero alcun tipo di inflazione, dal momento che semmai adesso siamo in gravissima deflazione, ovvero prezzi che non salgono più, perché l'inflazione è praticamente a zero. E questo non è un bene, non è assolutamente un bene perché spinge a tesaurizzare i risparmi. Come dicevo prima, la gente invece di investire nel mercato produttivo investe in titoli di Stato e in buoni fruttiferi. Con un'inflazione un pochino più alta, la gente sarebbe incentivata a investire perché naturalmente il valore dei patrimoni cala col tempo con l'inflazione. Ma soprattutto, fin tanto che in questo periodo, a causa dell'austerità europea, siamo in una condizione di grave sottoutilizzo dei nostri fondamentali economici, dei nostri capitali in termini di lavoro, materie prime, eccetera. Quindi l'inflazione si può avere nel momento in cui abbiamo completo sfruttamento dei nostri fattori capitali e lavoro e abbiamo sovrapproduzione. Ma siamo in una condizione molto molto lontana da questo status che potremo avere solo tra anni e dopo aver fatto tutti questi investimenti di qui sopra. Prima di allora, finché non saremo arrivati alla piena occupazione, non ci sarà nessuna possibilità di inflazionare l'economia, se verranno utilizzati questi accorgimenti, naturalmente. Esempi di investimenti che l'Italia potrebbe fare, c'è solo l'imbarazzo della scelta.
la Sardegna insegna, potremmo migliorare l'efficienza e rinnovare le infrastrutture, rinnovare la nostra rete per i trasporti, che attualmente è privata ed è carissima, potrebbe essere nazionalizzata, per esempio, questa sì. Realizzazione di infrastrutture digitali, il Movimento 5 Stelle chiede spesso internet libera per tutti, benissimo, vanno create le infrastrutture, non è banale. Attualmente Telecom l'abbiamo svenduta, quindi dovrà essere invertito anche questo trend. L'ottica deve essere quella di ridurre il digital divide che ci separa dal resto dei nostri partner commerciali europei e non. L'Italia è rimasta molto indietro come infrastrutture e informatizzazione dei processi. Se ognuno di noi ha uno smartphone, non è altrettanto vero che ogni azienda abbia un sistema informatico all'altezza, specialmente la pubblica amministrazione, che riduca costi e inefficienze. Questo non c'è ancora tanto. Produzione diffusa di energie pulite, ecosostenibili, non potremo sempre a lungo andare sui combustibili fossili, ma prima ancora di pensare all'energia pulita potremmo pensare a una riqualificazione energetica dei nostri edifici. C'è un grandissimo problema di spreco di energia elettrica in Italia dovuto al fatto che case come quelle in cui abito non vengono ristrutturate da decine di anni e hanno un'altissima dispersione. Questo potrebbe essere evitato con investimenti opportuni. Altri tipi di investimenti produttivi per creare occupazione che potrebbe fare l'Italia sono ristrutturazione e bonifica degli impianti industriali obsoleti, pericolosi e inquinanti, come l'Ilva di Taranto. Attualmente è pur vero che questi impianti sono fondamentali per creare occupazione, ma è altrettanto vero che sono un pericolo terribile per la nostra sanità e per la salute delle persone che ci lavorano e dei civili che vivono nei dintorni. Questo deve essere assolutamente bloccato e invertito. Bisogna mettere parimenti in sicurezza vari siti civili e varie infrastrutture perché abbiamo un problema di dissesto idrogeologico gravissimo. Vanno bonificate aree inquinate anche molto vaste come la famosa Terra dei Fuochi. Ci vogliono degli investimenti notevoli per poterlo ottenere. Bisogna recuperare e valorizzare il patrimonio artistico storico italiano. Noi abbiamo un tesoro vero e proprio che ci potrebbe garantire introiti astronomici, al di là se vogliamo proprio restare sul greve economico. Oltre il crimine contro l'umanità che stiamo facendo, che stiamo commettendo lasciandoli andare, potremmo naturalmente avere grandi introiti se noi li rimettessimo in sesto come si meritano. Siti come Pompei sono in decadimento continuo, andrebbero restaurati e riportati al loro antico splendore. Dobbiamo ristrutturare e limitare assolutamente la grande distribuzione organizzata anche, perché attualmente abbiamo un gravissimo problema di dipendenza dell'Italia dai prodotti delle multinazionali e ovviamente questo va tutto a detrimento della nostra piccola e media impresa. Chiaramente, per poterci sganciare da questo tipo di dipendenza sono necessari degli investimenti particolari per sostituire la produzione che prima arrivava dalla grande distribuzione, almeno in parte. La nostra pubblica istruzione attualmente è in ginocchio e deve essere rilanciata alimentando il corpo docente che attualmente è in diminuzione, rivedendo i programmi che attualmente sono lacunosi e sempre più proni alla logica aziendale del profitto e abbandonando intere categorie del sapere umano, categorie che sarebbero state utilissime in questa crisi per capirne i presupposti e le basi. E in particolare non si potrà assolutamente fare a meno di insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado le basi costituzionali, le basi del diritto, le basi dell'economia. Io ho avuto in scuola di ogni ordine e grado insegnamento di teorie neoclassiche alla base della crisi odierna, ma non mi è stata data la possibilità di farmi un'idea di mio. Fra questo è l'approccio keynesiano che io porto avanti, che invece è stato derubricato a teorie eterodosse per economisti sgallettati. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, credo. Anche dallo scibile scolastico questa rivoluzione deve partire. Inoltre, e questa è cosa buona e giusta, dovrà essere aumentata in qualche maniera l'integrazione tra gli ultimi gradi dell'istruzione e l'ambiente industriale e economico italiano. Attualmente si dice che c'è una forbice crescente tra la preparazione che viene data ai nostri allievi e le esigenze del mondo del lavoro.
nonostante le nostre scuole siano di fatto rispondenti alla logica di enti privati, il che è doppiamente grave e stupido. Ebbene, un minimo di integrazione ci deve essere ed è virtuosa. Faccio l'esempio di Torino, nell'incubatore del Politecnico di Torino, all'avanguardia in questo, in cui senza nessun tipo di commistione o rinuncia didattica di nessun tipo, le aziende principali del panorama nazionale e internazionale monitorano costantemente la nostra università per valutare le persone più preparate, onde prenderle, assumerle, inserirle nel mondo del lavoro, finanziano dei progetti didattici per aumentare le competenze pratiche delle nostre persone che si stanno laureando e inoltre danno un ambiente protetto, diciamo, alle piccole e medie aziende che vogliono nascere, per questo si dice incubatore, gli si dà un ambiente protetto in cui muovere i primi passi nel mercato che ormai è selvaggiamente liberista, per permetterle una volta rafforzate di reggersi da sole. Questa è una cosa che andrebbe generalizzata, assolutamente. Una buona soluzione che però non approfondisco con cui lo Stato potrebbe garantire questi programmi di piena occupazione e investimenti mirati all'occupazione sono i programmi di lavoro garantito dalla Modern Money Theory. Rimando ai molti gruppi di divulgazione di questa teoria per i dettagli, ma sappiate solo che in sostanza questi programmi di cui si sta facendo un gran parlare prevedono che lo Stato offra un'occupazione a reddito fisso inferiore al salario medio privato a qualunque disoccupato abbia le capacità di svolgere un determinato lavoro. E essendo che quindi anche quando la crisi fa diminuire l'occupazione, il paese, grazie a questi programmi, resta vicino al tasso di piena occupazione. Naturalmente, condizione necessaria per avere una cosa simile è avere un paese con la sovranità monetaria, diversamente completamente impossibile. Il salario di questi programmi deve essere inferiore al salario medio privato. E perché questo? Perché naturalmente non vogliamo che sia lo Stato a prendere il controllo dell'economia nazionale, lo Stato deve essere fornitore di lavoro di ultima istanza. Quindi, quando l'economia nazionale ricomincia a tirare, i privati, offrendo i loro salari un po' più elevati, offriranno un incentivo alla mobilità, ai lavoratori salariati per passare nel settore privato. Settore privato, invece, che tenderà a restringersi quando si è in crisi. Quindi, questi programmi di lavoro garantito creano in sostanza un polmone di occupazione che va a salvare le persone in grado di lavorare nel momento in cui il lavoro sul mercato privato non c'è più. Naturalmente questo è anche un sistema per controllare l'inflazione, perché se i salari del settore pubblico con un programma di lavoro garantito sono bassi, naturalmente il potere d'acquisto dei salariati nei programmi di piena occupazione sarà basso e agendo su questo squilibrio fra salario pubblico e salario privato sarà possibile per lo Stato diciamo, sarà possibile dallo Stato controllare la quantità di beni e servizi che vengono acquistati dalla gente e pertanto anche controllare la velocità di circolazione della moneta e le dinamiche inflattive. Quindi non è assolutamente vero che fornendo lavoro in periodo di crisi si generi inflazione. È una scelta politica. Ci sono delle scelte politico-economiche che provocano inflazione, per certo. La più nota di queste è il reddito di cittadinanza e altre invece che non lo provocano come i programmi di lavoro garantito perché aumentano il numero di beni prodotti nel sistema e quindi l'inflazione viene tenuta sotto controllo. Attenzione ai redditi di cittadinanza perché se vengono proposti senza criterio come è stato fatto in Argentina, le conseguenze per l'inflazione sono notevoli e inoltre hanno anche un altro problema. Pagare le persone per non fare nulla è sicuramente un atto umanitario in questa fase della crisi e può assolutamente avere senso per un breve periodo o anche più a lungo per categorie che notoriamente non creano un reddito come artisti, poeti, cantanti, persone che danno un indotto notevole in termini culturali alla collettività ma che non producono nulla. Per queste persone ha senso un reddito di cittadinanza, ma mantenerlo costantemente provoca dei problemi. Non a caso era una misura economica invocata molto spesso da soggetti del calibro di Milton Friedman e Friedrich von Hayek,
due economisti liberisti al massimo, noti per essere alla base delle teorie che attualmente reggono l'eurozona. E perché lo chiedevano? Ma perché così facendo loro potevano sfogarsi a piacimento sul mercato del lavoro che veniva precarizzato, veniva massacrato, salari che si abbassavano, gente che veniva licenziata ogni 3x2 senza nessun tipo di garanzia, tanto c'era il reddito di cittadinanza. Quindi diventava un polmone che acquisiva gli scampati e i massacrati da un mercato del lavoro sempre più liberista, sempre più liberalizzato, sempre più privo di qualunque tipo di ammortizzatore. E però c'era questo reddito in cui le persone potevano rifugiarsi per evitare di morire di fame. Problema, oltre alle conseguenze più ovvie di un simile sistema iniquo, generava un esercito di riserva di disoccupati, per chiamarlo come lo chiamava Marx, per esempio, che poteva restare disoccupato anche per anni, perché non veniva incentivato a rioccuparsi. E ovviamente perdeva in termini di competenze lavorative, perdeva in termini di formazione, perdeva in termini di morale, perché una persona preferisce vivere lavorando, almeno a mio modo di vedere, che vivere per fare niente in condizione parassitaria. Ne ho visti parecchi e non sono felici, assolutamente. Quindi fate molta attenzione a chi vi propone un reddito di cittadinanza senza proporre anche una politica di rilancio della domanda, di rilancio della politica industriale e soprattutto un ritorno alla sovranità monetaria. In mancanza di questi, il reddito di cittadinanza è una trappola, è molto grossa anche. Una cosa fondamentale, come ho detto prima, sarà introdurre la limitazione dei movimenti di capitali. L'eventuale uscita dall'euro dovrà essere una decisione che andrà presa nel minor tempo possibile e senza pubblicità. Ma subito dopo l'annuncio dell'uscita dovranno essere assolutamente limitati i movimenti dei mercati di capitali per non far fuggire gli ultimi miserevoli capitali che ancora sono in Italia e naturalmente per bloccare la speculazione. Tutti questi movimenti internazionali di capitale devono essere limitati almeno fin tanto che non si sarà raggiunta una situazione stabile del cambio e la nostra economia non si sarà leggermente ripresa. Io tenderei a dire che la cosa deve essere proseguita anche dopo. Altri non ne sono convinti, ma io sono per il ritorno alla repressione finanziaria. L'articolo 47 della nostra Costituzione, tra le altre cose, è molto chiaro e prevede che la Repubblica favorisca gli investimenti all'interno del nostro paese. All'interno, non all'esterno. Quindi una libera circolazione dei capitali come è stata introdotta in Italia è, oltre che economicamente folle, profondamente incostituzionale. Tecnicamente è perfettamente possibile. Chi dice che sia follia nel mondo globalizzato di oggi limitare i capitali, evidentemente non sa di cosa sta parlando. È esattamente quello che è successo a Cipro ed è stato facilissimo. Nonostante fossero coinvolte delle finanziarie e delle banche di grandi potere e grandi agganci con la tecnologia, con la politica e con il mondo economico-finanziario. Si può fare. Nessun problema, la prassi di qualunque tipo di rottura di unione monetaria, del resto, prevede che ci siano dei blocchi agli sportelli temporanei con la possibilità di prelevare solo quello che è possibile per il sostentamento fino alla stabilizzazione della situazione. Le soluzioni tecnologiche sono assolutamente a disposizione di chiunque avrà la forza politica per utilizzarle. Non c'è nessun problema. Tecnologicamente parlando, sono cose che si conoscono da decine di anni. Naturalmente sarà necessario coniare e stampare delle nuove banconote. Almeno attendere, bisognerà stampare le nuove lire. E ci sono varie soluzioni per passare dal vecchio conio, l'euro, al nuovo conio, la lira. Per esempio, si potrebbero segnare per trasparenza tutti gli euro italiani che verranno cambiati in lire con il cambio 1 a 1, e questi sarebbero assolutamente indistinguibili da nuove lire per diminuire la difficoltà e velocizzare la transizione. Questa è una soluzione. Bisognerà limitare il più possibile i pagamenti con il circolante finché non saranno pronte le nuove banconote. Ricordiamoci che la diffusione della moneta elettronica è un vantaggio per la nostra facilità di uscita nell'euro,
Perché naturalmente una valuta elettronica con un cambio 1 a 1 sarebbe perfettamente utilizzabile anche dopo il passaggio alla nuova lira con nessun tipo di difficoltà tecnologica. L'unica difficoltà viene semmai per la carta moneta, ma la carta moneta rappresenta al più il 2% del circolante, una cifra assolutamente irrisoria che potrebbe essere lasciata anche circolare con trucchetti come il marchio delle banconote nuove italiane, ma non comporterebbe problemi di sorta e poco per volta potrebbe venire ritirata dal settore pubblico nel momento in cui la gente decide di disfarsene per passare alle nuove lire. Potrebbe essere una cosa graduale invece di ritirare tutto subito, cosa che potrebbe creare una corsa agli sportelli. Le soluzioni migliori, secondo me, prevedono che questi soldi restino in circolazione temporaneamente. Naturalmente, un simile annuncio di uscita sarebbe comunque meglio darlo venerdì sera a borse in fase di chiusura. Non è assolutamente plausibile ed è un cercarsi rogne volerlo fare lunedì mattina con tutti gli operatori possibili e immaginabili che si riposizioneranno strategicamente per fregarci nella maniera più coreografica possibile. Nel weekend sarà assolutamente possibile effettuare quel poco di transazioni software che ci permetteranno già di gestirci con la nuova divisa. Naturalmente, tutto questo discorso che vi ho appena fatto dovrebbe bastare a dimostrarvi che chi sostiene che l'uscita dell'unione monetaria sia tecnologicamente impossibile o che provocherebbe corse agli sportelli terribili, cavallette e quant'altro, è come minimo un disinformatore o probabilmente un ignorante, nel momento che senza andare a prendere quelle exit strategy che hanno vinto premi di cui vi parlavo prima, basterebbe aprire un libro di storia per capire che di scissioni di unioni monetarie ce ne sono state a decine, a dozzine in passato e tutte hanno affrontato senza shock di sorta questo problema in modi come quelli che vi ho citato. A questo proposito, interessantissimi sono i contributi dell'economista Claudio Borghi Aquilini, che vi consiglio di vedervi. Lui ha lavorato nella finanza tutta una vita e sa esattamente quali sono le contromisure da prendere per evitare panico sui mercati. Le soluzioni anche in questo caso ci sono, tutto sta a trovare una classe politica che le voglia applicare. Se non le applicherà, però, voi dovete ben sapere che la possibilità di farlo ce l'aveva e la responsabilità sarà loro, nessun mercato cattivo che complotta per uccidervi, una classe politica incapace che non sa fare i vostri interessi, che è un po' diverso. Molti sostenitori del fatto che dovremmo restare nell'euro paventano l'aumento verticale dei costi per l'acquisto delle materie prime. Anche su questo fatto ci sarebbe da fare alcune considerazioni. Questi timori sono nella maggior parte dei casi assolutamente infondati. Si pensi alle accise sui carburanti. Le accise sui carburanti sono un qualcosa che non dipende assolutamente dal cambio valutario e non dipende assolutamente da quanto noi, con quanti euro noi compriamo il barile di petrolio che è prezzato in dollari, ma dipendono assolutamente dal nostro sistema fiscale sbilanciato e iniquo. Quindi, come si potrebbe fare per evitare che il prezzo della benzina aumenti in maniera sensibile con effetti anche inflazionistici, tra l'altro? Si potrebbe ovviamente defiscalizzare qualunque tipo di carburante, diminuire le accise. È una cosa che si può fare in qualunque momento. Le accise, ormai il prezzo del petrolio in sé copre un quarto al più del prezzo della benzina, le accise ne coprono i tre quarti circa, quindi ne viene che se anche la lira si svalutasse del 100%, non si verificherebbe affatto un raddoppio del costo della benzina, ma semmai solo quel quartino che dipende dal nostro cambio valutario raddoppierebbe e il tutto verrebbe a costare il 25% in più. Niente di terribile e soprattutto questa cosa può essere annullata in tutto agendo sulle accise. Per reperire queste risorse, manco a dirlo, uno Stato con la sovranità monetaria non ha nessunissimo problema. Tant'è che prima dell'integrazione europea tutte le imposte indirette, tra cui IVA, accise, avevano delle percentuali che adesso riterremo da fantascienza. L'IVA una volta non esisteva, poi è diventata del 10%.
Solo adesso diventa acquisito proporzioni catastrofiche per la nostra economia, ma uno Stato sovrano, e intendo veramente sovrano, non solo monetariamente, non ha nessun problema in questo senso a impedire effetti inflazionistici sulla sua economia dovute alle accise. Secondariamente, si potrebbe anche discutere che il prezzo dei carburanti non ha mai seguito le dinamiche valutarie, ma ha sempre seguito delle dinamiche concordate tra stati. Ci sono dei mercati di capitali che si occupano proprio della quotazione del petrolio e della benzina alla pompa, e in particolare vi consiglio gli studi del professor Bagnai a questo proposito, che dimostrano che in qualunque situazione di inflazione tremenda, di valutazione, supervalutazione del petrolio, il nostro pagamento per la benzina alla pompa ha sempre seguito una dinamica molto lineare, crescente, ma senza eccessivi shock, in presenza di svalutazioni anche molto consistenti, nell'ordine del 30, 40, 50% addirittura negli anni. Quindi chi vi dice che svalutando la benzina costerebbe 7 volte tanto o cose del genere, disinforma pesantemente. Come vi ho già detto, e qui vado molto veloce, nei rapporti con l'Unione Europea l'Italia dovrebbe essere il più diplomatica possibile, anche dopo l'uscita dall'Unione Monetaria. L'uscita dall'Eurozona, infatti, a seconda del modo con cui verrà scelta, a seconda della strategia che verrà perseguita, può comportare anche l'uscita dall'Unione Europea. In entrambi i casi, che si scelga l'una e che si scelga l'altra, sarà indispensabile non fomentare conflitto, non fomentare inimicizia e trovare la soluzione più concordata e più smussata possibile. Secondo alcuni, e in particolare secondo il dottor Luciano Barracaracciolo, di cui vi parlavo prima, l'Unione Europea è un costrutto politico pesantemente iniquo, e questo ormai l'abbiamo capito, ma non potrebbe non essere la soluzione migliore forzarne l'uscita immediatamente. Prima potrebbe aver senso uscire dall'Unione Monetaria, e quindi restare nell'Unione Europea come soggetto con deroga, esattamente come adesso l'Inghilterra. Così facendo si manterrebbe il potere contrattuale necessario per forzare, da un punto di forza, la riforma dell'Unione Europea in chiave virtuosa. Attualmente la cosa non è possibile, e non sarebbe tanto possibile neanche se si decidesse tout court di uscire dall'Unione Europea. Perché potrebbero sempre dirci: ma voi siete usciti perché avete pretese che noi riformiamo la nostra unione, lasciateci lavorare. Può essere pericoloso. Invece, se un certo numero di persone, di stati, esercitassero questa opzione e restassero nell'Unione Europea in deroga senza l'euro, non solo non sarebbero soggetti più a tutti questi diabolici vincoli, perché è pur vero che varrebbe Maastricht, ma dati alla mano è palese che paesi come Inghilterra, Svezia, eccetera, Ungheria persino, se ne stiano bellamente fregando di tutti i limiti sul deficit e sull'indebitamento previsti dal Trattato di Maastricht. L'Ungheria in particolare sta anche cercando di bloccare i trattati con il Fondo Monetario Internazionale, e ha di fatto ripreso il controllo della sua banca centrale, cosa che è assolutamente incompatibile con il Trattato di Maastricht. È evidente che se un paese come l'Ungheria, senza l'euro, può fare le politiche che desidera di fatto per garantire piena occupazione e stato sociale nel suo paese, noi potremmo fare lo stesso, con in più il benefit di poter avere potere contrattuale per cambiare l'Unione Europea. E a quel punto, se ci dicessero di no, prendiamo e usciamo. Ma avremmo comunque il potere contrattuale per provare a riformarla concretamente, e dimostreremmo che la nostra volontà di uscire dall'euro non è una volontà politica di distruzione dell'Unione Europea, ma è una volontà politica costruttiva di riforma dell'Europa in un senso più sociale, in un senso più di amicizia, di rapporti tra popoli equi e non basati sulla fredda logica del profitto. Ars vuole l'uscita dall'Unione Europea, ma non ha ancora stabilito ufficialmente come questo verrà ottenuto. Questa strategia, cara al dottor Luciano Barracaracciolo, è quella che mi sento di consigliare. Una cosa che l'Italia dovrà garantire, dovrà farsi promotrice in questa
nuova Europa che si andrà a creare sarà l'External Compact di cui vi parlavo prima. L'Italia dovrà fare in modo di attivare un patto con chi lo accetterà, quindi non la Germania, che preveda non la cancellazione, di fatto l'abbandono di politiche mercantiliste con squilibri persistenti delle partite correnti. Non dovremo più ragionare in termini di mercati di sbocco. Se c'è un surplus persistente nei riguardi di un nostro paese vicino, la gente deve sapere, e bisogna spiegarglielo, che questo non è un bene né per noi né per loro, perché nel loro caso li impoverisce di denaro e di conseguenza provocherà un aumento della disoccupazione, dei tagli alla spesa pubblica, molto probabilmente in questo diabolico sistema liberista. Tutti i problemi che stiamo vedendo oggi sulla nostra pelle. Nel nostro caso, naturalmente, comporterà tensioni interne molto gravi, perché la politica mercantilista ha degli effetti spiacevoli anche sul paese che la pratica. La Germania, per poter esportare, ha dovuto praticare una forte deflazione salariale e una forte depressione della propria domanda interna. Attualmente in Germania 7 milioni di persone circa vivono con un mini job di 450 euro ciascuno. E possono sopravvivere solo grazie a forti incentivi statali pagati da noi, grazie al nostro alle nostre importazioni dalla Germania. Ma senza queste non potrebbe assolutamente sostenere questo sistema. Quindi, un'economia che si vuole veramente riprendere, anzitutto deve puntare sulla domanda interna, ovvero sulla ricchezza dei propri cittadini, del proprio settore privato. Solo in seconda battuta potrà prelevare dall'estero con le importazioni o esportare le cose che servono ai propri vicini o servono a se stessi, ma solo quello che serve. Una politica basata sull'export a tutti i costi, come una politica basata sull'import a tutti i costi, caso degli Stati Uniti, non sono né l'una né l'altra assolutamente sostenibili né eque né desiderabili. L'ho già detto un'altra volta, un altro bel po' di volte, ma repetita iuvant. Una cosa indispensabile per una buona strategia di uscita è l'abolizione del divorzio tra la Banca d'Italia e la Repubblica Italiana. Questo è un punto fondamentale che è causa di fatto di tutti i nostri problemi, quasi tutti, e ci costringe di fatto ad applicare politiche economiche assolutamente incostituzionali, perché solo uno Stato con una banca centrale legata al proprio Ministero del Tesoro è in grado di fare investimenti e spese in deficit per garantire la piena occupazione, e l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Senza questa riunione, senza questo matrimonio, nessun governo, neanche il più filantropico ed equo, potrà mai garantire il diritto al lavoro e al welfare in Italia. Nessuno. E naturalmente la politica monetaria deve essere ripresa completamente nelle mani dello Stato italiano. La Banca Centrale Italiana riavrà gli obiettivi che aveva prima dello SME, cioè la stabilità e la vigilanza del sistema finanziario, dovrà diventare prestatore di ultima istanza per lo Stato. Dovrà puntare quindi alla piena occupazione e al pieno stato sociale, controllare in qualche misura il livello dei prezzi, perché un'iperinflazione non è quello che vogliamo, ma una moderata inflazione sì, come spiegavo prima, e dovrà vigilare sugli eccessivi squilibri del tasso di cambio. Ovviamente non dobbiamo permettere che le svalutazioni o le rivalutazioni della lira, nella nuova lira, siano troppe veloci e repentine, perché questo potrebbe andare a detrimento in parte dei nostri commerci e anche della morale del mercato in Italia. Non è bello, diciamo, inflazionare eccessivamente i redditi, perché le persone, i salariati sono sempre quelli che tendono a rimetterci in questi casi. Quando è che non ci rimettevano in caso di inflazione? Quando c'era la famosa vituperata scala mobile, ovvero un meccanismo di indicizzazione dei salari sulla base dell'inflazione, meccanismo che andrà assolutamente ripristinato quanto prima. Perché è uno dei mezzi, dei punti chiave è questo. Nel 92, quando uscimmo dallo SME, la scala mobile era già stata abolita e la svalutazione provocò un grave colpo anche alla quota dei salari, ma non perché la svalutazione è la causa in sé, perché c'era un trend pluridecennale, diciamo, di svalutazione e di diminuzione della quota salari, trend che deve essere bloccato.
ma non si bloccherà da solo come per magia, si bloccherà se noi reintroduciamo l'indicizzazione dei salari all'inflazione, cosa che non ha assolutamente effetti inflazionistici, contrariamente a quanto dicono i disinformatori. L'indicizzazione deve essere reintrodotta e se questo non verrà fatto, dovrete sapere bene che qualunque politico vi porti fuori dall'euro darà un colpo notevole al vostro potere d'acquisto e alla vostra capacità di effettuare risparmi. Uno Stato a sovranità monetaria non ha nessun problema nel garantire l'indicizzazione dei vostri salari. Adesso ovviamente questo è praticamente impossibile. In generale i salari dovrebbero sempre crescere con la produttività italiana. La produttività purtroppo dell'Italia si è interrotta, la sua crescita si è interrotta nel momento in cui abbiamo fissato il nostro rapporto di cambio con l'euro. Ne viene che la produttività ricomincerà a crescere nel momento in cui riotterremo la nostra flessibilità di cambio, ma a quel punto anche i salari dovranno ricominciare a crescere. Se questo non avverrà, chi non lo farà ne sarà diretto responsabile politicamente, non economicamente, perché di vincoli economici non me ne so. Regolamentazione bancaria. Si può collegare al discorso di prima. Attualmente gli accordi che regolano il funzionamento delle nostre banche sono gli accordi di Basilea, in particolare Basilea 2, che prossimamente passerà al 3, sebbene il nostro sistema bancario faccia una notevole resistenza perché impongono questi trattati dei vincoli superiori a quelli attuali sulla loro capacità di concedere credito e di agire sul mercato dei derivati, della finanza, dei mercati dei capitali in generale. Benissimo, bisogna fare di più, perché i trattati di Basilea non sono comunque paragonabili in termini di sicurezza e garanzie al sistema bancario italiano preesistente all'atto unico bancario di Mario Draghi e pertanto questa situazione andrà assolutamente ripristinata. Occorrerà riaffiancare alla vigilanza prudenziale, che palesemente non funziona, la vigilanza strutturale. Va reintrodotto l'obbligo per le banche italiane di investire una quota parte dei loro capitali nei nostri titoli di Stato, onde tenerne bassi i tassi di interesse, i famosi vincoli di portafoglio di cui parlavo prima. Va assolutamente esclusa la possibilità di distribuire quote di utile dovute alla valutazione al cosiddetto fair value, si dice in finanza, ovvero non si deve distribuire quote al valore effettivo del titolo, ma a quello stimato in considerazione delle aspettative sulla fluttuazione di valore sul ciclo economico. L'applicazione del fair value è una cosa terribile, perché il fair value viene valutato ovviamente da chi fa la transazione, che ha tutto l'interesse a distribuire quote al valore più basso possibile. In questa fase di grave crisi, per esempio, un dividendo, una quota basata sul fair value è tendenzialmente sottostimata di tantissimo rispetto al valore reale. Questo comporta gravi perdite per gli investitori, tipicamente i piccoli investitori che acquistano questi tipi di titoli. Naturalmente queste regole tendono ad amplificare i redditi da capitale nei periodi di ciclo positivo, ma di fatto per contro le deprimono terribilmente nei periodi di ciclo negativo. Queste regole creano gravissimi sbilanciamenti e vanno assolutamente abolite e tornare alla vigilanza strutturale sarà un qualcosa di estremamente desiderabile. Bisognerà tornare quindi alla vecchia legge bancaria, con divieto assoluto di effettuare servizi di investimento da parte delle banche commerciali. Al limite si potrebbe concedere di effettuare solo le attività meno rischiose, nonché una severa legislazione in merito di conflitto di interesse fra società finanziarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima dell'atto unico bancario in Italia c'era una enorme differenza tra banche commerciali e banche d'affari. Le banche commerciali sono quelle che vi fanno credito e detengono i vostri risparmi. Le banche d'affari sono quelle che investono forte sui mercati di capitali, sui derivati, eccetera. Attualmente queste due banche sono state fuse insieme. Questa è una cosa assolutamente terribile perché naturalmente comporta che in condizioni di grave credit crunch, di crisi come adesso, le banche tenteranno di rifinanziarsi sui mercati dei capitali speculando su derivati e altri titoli ad alto rischio e se per caso la cosa va male, e tipicamente va male, i danni di queste operazioni si ripercuotono sui risparmiatori.
si percuotono sulla loro capacità di concedere credito. Bisogna assolutamente impedire che una banca che deve concedere credito, perché il credito è la linfa vitale dell'economia di qualunque Stato, il credito non deve dipendere dal ciclo economico, non deve dipendere dalla speculazione se gli è andata bene o se gli è andata male. Bisogna quindi ripristinare una legge equivalente al Glass-Steagall Act, che salvò in pratica gli Stati Uniti dalla grande recessione, impedendone a che le banche, appunto, commerciali possano speculare, o meglio, se vogliono lo possono fare, ma con delle loro istituzioni associate che non riflettono le perdite sulla possibilità di concedere credito e non ci sia assolutamente la possibilità di un prelievo forzoso truffaldino nei confronti di contribuenti e correntisti nel caso la cosa vada male. Ci deve essere separazione totale tra banche d'affari e banche commerciali. Questa è una delle cose indispensabili. Bisogna puntare, come dicevo prima, a una situazione europea in cui ci sia l'obiettivo dell'equilibrio tendenziale delle partite correnti. Non bisogna assolutamente accumulare deficit o surplus persistenti. Questo si può ottenere in vari modi, anche qui non ci sono magie o forze occulte che comandino le politiche economiche di uno Stato sovrano, ci sono scelte politiche, attualmente non siamo in grado di farle. Cosa si può fare? La spesa pubblica di ogni paese deve essere programmata in modo da avere il pareggio tendenziale. I paesi partecipanti non devono agire assolutamente, come sta agendo la Germania adesso, in maniera da controllare i salari, non bisogna deflazionarli assolutamente, perché è come fosse una svalutazione competitiva, questa sì che è competitiva, e i salari devono crescere di pari passo con la produttività. Va inoltre imposto come minimo uno standard di salario minimo tra tutti i paesi partecipanti. Occorre inoltre una camera di compensazione comune come quella teorizzata da Keynes, la sua famosa clearing union del progetto del Bancor. E ci vuole un soggetto super partes che vigili sugli squilibri commerciali degli stati che accetteranno di stare a queste condizioni e nel caso ci siano deficit o surplus persistenti intervenga con delle correttive che facciano in modo di ripianarli poco per volta senza traumi. Questa è la funzione che doveva avere originariamente il Fondo Monetario Internazionale. Come ben sappiamo, ne ha svolta un'altra un po' meno nobile. I cambi, come già vi avevo detto, dovranno fluttuare sotto controllo e simmetricamente, cioè la svalutazione di uno dovrà essere la rivalutazione del suo vicino, per evitare che ci siano guerre valutarie. Non è desiderabile una guerra valutaria in nessun modo. Ma anche qualora si verificasse, il pieno controllo della politica monetaria ci metterà in condizione di difenderci al meglio. Attualmente, se si sviluppasse una guerra valutaria, noi non avremmo nessuna difesa, nessuna. Fuori, naturalmente, ciò sarebbe fattibile. Anche nell'ottica di impedire tutti i possibili abusi sulla nostra nuova valuta sovrana fluttuante, a mio parere dovranno essere tassati gli utili sul cambio. Si potrebbero tassare tutti gli utili sulle posizioni aperte nei 18-24 mesi antecedenti all'uscita. Così facendo, sbloccheremmo gli speculatori puri che tenteranno di fare compravendita della nostra attuale valuta, l'euro, in vista di una svalutazione e stabilizzeremo meglio la situazione. Naturalmente, una simile tassazione avrebbe senso non certo per le persone fisiche, che tipicamente non fanno operazioni estreme di hedging o speculazioni sulle valute, ma vanno introdotte sulle società fiduciarie, sulle società di gestione del risparmio, sulle società di intermediazione immobiliare. Quindi occorre cercare un po' dei discriminanti per una simile tassa. Questa non è una misura indispensabile, è una misura che alcuni operatori che ho consultato consiglierebbero per evitare eccessivi abusi, che comunque, anche qualora ci fossero, uno Stato a moneta sovrana non ha problemi a rintuzzare. Sempre a questo proposito, volevo sottolineare che alcuni operatori, alcuni commentatori specialmente, paiono convinti che la svalutazione sia equivalente a un default. E secondo alcuni,
come tale farebbe scattare per esempio i nostri credit default swaps con effetti che sono dei derivati che scattano solo nel caso di fallimenti sul nostro debito pubblico che provocherebbero dei problemi molto gravi e dei danni alla nostra economia. Mi sento assolutamente di rassicurare chi si ascolta da questa eventualità. L'Italia è un paese del G7 e almeno per il momento ne stiamo uscendo, purtroppo, ma naturalmente la cosa può invertirsi. Per il momento, finché l'Italia resterà in questa elite dei primi paesi industrializzati, per questi paesi non è assolutamente previsto che la svalutazione sia un default event, quindi tecnicamente una svalutazione non è mai un default, ma anche per gli investitori internazionali non ci sono assolutamente i presupposti in questo momento di invocare il credit event. Non sarebbe un default assolutamente. Cosa ben diversa è stato il default effettivo invece della Grecia, in cui c'è stata una ristrutturazione del debito, cosa che noi invece non saremmo assolutamente costretti a fare, e anzi è una cosa estremamente poco desiderabile. Chi vi parla di ristrutturazione del debito vi sta in sostanza dicendo che vuole l'abbattimento di una certa percentuale rilevante dei patrimoni delle banche che posseggono i titoli di Stato, ma anche e soprattutto i patrimoni dei privati che posseggono titoli di Stato. Ci sarebbero una serie di fallimenti a catena e un credit crunch ancora superiore a quello attuale. Chi vi parla di ristrutturazione del debito pubblico con ogni evidenza non sa di cosa sta parlando. Spero per lui che non sappia di cosa stia parlando. Sì, e poi quello della Grecia è stato un default tecnico che è ancora peggio di un default reale, tra Assolutamente, spero. l'altro. Bisognerà ovviamente proteggere non solo le nostre aziende nazionali, ma anche gli istituti bancari. Questa è una cosa impopolare, ma la dico lo stesso. Secondo un certo tipo di retorica, le banche sono state la causa della crisi europea e mondiale. Non è assolutamente vero. Le banche hanno, essendo le intermediatrici del credito, ovviamente sono state i primi soggetti a soffrire la crisi mondiale, proprio perché effettuavano intermediazione creditizia. Una banca, fortemente indebitata a causa del fatto che, i suoi mutui non sono più solvibili, la gente perde il lavoro e quindi non può più pagare la rata del mutuo, manda in collasso la propria banca, naturalmente. Se le banche italiane, come si è verificato, hanno fatto l'intermediazione fra i privati italiani che si sono indebitati con i privati tedeschi, naturalmente queste banche avranno causato degli squilibri molto notevoli nei saldi Target 2 della Banca Centrale Europea e avranno probabilmente dei gravi problemi, ma non perché le banche abbiano agito male, le banche hanno fatto il loro lavoro. Potevano farlo meglio e sicuramente con le regole che avevamo prima dell'atto unico bancario le avremmo fatto meglio. Ma chi pensa che tutto ciò si sia verificato per un moral hazard estremo dell'ambiente bancario, naturalmente non sa di cosa sta parlando. Per esempio, è plausibile che dopo la nostra uscita dall'euro ci sia una svalutazione dei nostri titoli di Stato valutata appunto nel 20-30%, tale quale la svalutazione della nostra divisa. Naturalmente questo darà un grosso colpo negativo ai patrimoni bancari degli istituti che hanno titoli di Stato, che rischieranno un blocco istantaneo praticamente della loro capacità di conferire credito e magari anche dei fallimenti. Questa possibilità è da scongiurare. Come dicevo prima, con delle nazionalizzazioni, per esempio, oppure comunque con dei finanziamenti particolari ad hoc fatti dal nostro Stato con la sua bella zecca, con una spesa in deficit, esattamente come fece la Federal Reserve durante la crisi del 2008, in cui fallirono Lehman Brothers e tante altre banche americane. Ebbene, in quella crisi non un singolo dollaro fu tolto alle tasche dei contribuenti. Furono stampati dei soldi necessari a ripianare i buchi degli istituti bancari. Questa ovviamente è la soluzione più auspicabile di tutto. E naturalmente c'è anche un problema relativo a come gestire l'euro nel post uscita. La soluzione migliore, la più morbida,
quella che minimizzerebbe il rischio di un credit crunch ancora superiore a livello europeo e mondiale, potrebbe essere quello di far sopravvivere l'euro. Sì, potrebbe. Se l'euro sopravvivesse a fianco naturalmente della nuova lira e restasse una valuta utile solo per gli scambi internazionali sulla base del bancor keynesiano di cui parlavo prima, sarebbe la soluzione migliore, perché non ci sarebbe nessun tipo di corsa agli sportelli o fuga di capitali o speculazione dei grandi investitori, perché questa valuta resterebbe nel circolo, anche se parallela a quella alla nuova lira. In questa situazione, che peraltro è auspicata da moltissimi economisti, da un numero sempre maggiore di economisti in tutta Europa, specialmente vicini agli ambienti di sinistra, agli ambienti più socialisti, se così vogliamo dire, in particolare Sapir, Fantacci in Italia, Guido Iodice di Keynes Blog è un altro grande fautore di questa proposta, tutti sostengono che l'euro non dovrebbe essere abbandonato tout court, ma dovrebbe essere appunto relegato al ruolo, tra ovviamente tra gli stati che accetteranno questo tipo di patto, a valuta di scambio per le transazioni estere. Questa potrebbe essere una buona soluzione. Naturalmente è evidente che se la Banca Centrale Europea deciderà di non avallare questo tipo di soluzione, ben presto gli euro che circolano nei paesi che decideranno di uscire dall'euro finiranno. Ma naturalmente questa è comunque preferibile, questa soluzione, alla cessazione immediata di qualunque tipo di rapporti tra i nostri paesi e la valuta euro, perché questo appunto rischierebbe di provocare un notevole credit crunch molto simile a quello che si verificò nel mondo, e specialmente negli Stati Uniti, dopo la crisi dei mutui subprime che portò al fallimento della Lehman Brothers. Naturalmente, qual è la condizione indispensabile perché si possa verificare una soluzione morbida e virtuosa come questa? La solidarietà tra stati, la capacità di fare patti nel mutuo interesse e di creare rapporti amichevoli. C'è uno stato che non nominerò perché l'ho già nominato 200 volte, che anche in questi giorni, mentre io parlo, si fa bello di dichiarazioni che vanno in tutt'altra direzione. Sostiene che non ridurrà mai il suo surplus delle partite correnti, perché parrebbe brutto. Sostiene che non cercherà mai di inflazionare un pochino la propria economia aumentando gli stipendi. Forse concederà un salario minimo. È evidente che con uno stato del genere non si può discutere, si dovrà provare. Ma non sono questi i termini in cui poter instaurare un discorso di questo tipo. Dovremmo invece, a nostro parere, partire da chi a parlamentare con chi ha l'interesse di farlo, e quindi i PIGS. E in particolare la mia personale idea, non ancora di Ars perché non c'è un documento che lo attesti, ma la mia idea personale sarebbe quella di creare un'area mediterranea di paesi che facciano dei patti tra di loro, quindi Portogallo, Francia, Spagna, Grecia, Italia e chiunque altro vorrà, paesi che avranno tutti gli interessi a instaurare un regime di solidarietà e a tenersi l'euro come valuta per lo scambio internazionale, ma a fianco delle loro brave monete sovrane. Facciamo molta attenzione che in Europa l'euro sta provocando anche l'insorgenza delle destre nazionaliste. E questo è un rischio anche per questo tipo di soluzione, perché naturalmente non dico la Le Pen che al di là del fatto che è indubbiamente personalità di destra, ma la sua analisi economica del problema pare essere molto molto fondata ed è in particolare consigliata anche da economisti notoriamente a sinistra come Sapir. Ma se per caso prendessero il sopravvento partiti, emanazione di poteri industriali e finanziari come Alternative for Deutschland, questo sarebbe molto più difficile. Perché, ripeto, senza solidarietà, senza un'uscita dall'euro socialista, tra virgolette, nell'interesse delle classi salariate, il ritorno alle valute nazionali ci sarà comunque, ma sarà più traumatico. C'è tutta una vulgata, sempre in crescita, specialmente negli ambienti cosiddetti di sinistra, che vedono come il fumo negli occhi l'affermazione di partiti tradizionalmente a destra, diciamo così, come Front National della Le Pen,
o Alternative for Deutschland in Germania, che però è molto molto più basso come consenso, nell'ordine del 5%, e prossimamente anche della Lega in Italia. Beh, al di là del fatto che comunque chi ha capito quello che sto dicendo io e che l'euro è un problema, è comunque più a sinistra di qualunque forza si possa definire di sinistra oggi. Naturalmente queste forze sono anche sfruttabili dal punto di vista strategico. Se una figura come la Le Pen decide di uscire dall'euro dopo le prossime elezioni europee, ed è possibile che abbia la forza per farlo, naturalmente nulla ci vieta di sfruttare strategicamente questo fatto per aggrapparci e avere più potere contrattuale per uscire dalla valuta comune a nostra volta. Ma nessuno ci obbliga poi a perseguire politiche di destra tali quali farà la Le Pen. Uno strumento tattico per l'uscita, come potrebbe essere anche un'alleanza strategica con gli Stati Uniti, temporanea, ma non ci obbliga a obbedire poi, come già stiamo facendo adesso, all'eurosistema. Guardate che anche gli Stati Uniti, su cui ho le mie riserve del caso, in questa fase hanno tutto l'interesse che l'Europa smetta con le politiche di austerità. Stanno attaccando la Germania in tutti i modi possibili e immaginabili per il loro surplus eccessivo e per le politiche di austerità in tutta Europa, che stanno rendendo l'Europa un esportatore netto. Se l'Europa, il gigantesco mercato europeo, diventa un esportatore netto, ne viene che tutto il mondo viene impoverito di una quota parte crescente del PIL mondiale. È come se tutto il mondo diventasse il mercato di sbocco dell'Europa. Abbiamo davanti ai nostri occhi gli effetti di tutta l'Europa a mercato di sbocco della Germania. È evidente che non c'è desiderio di nessuno nel mondo, specialmente degli Stati Uniti, che tutto il mondo diventi il nostro mercato di sbocco, e credo che faranno il possibile per impedirlo. Secondo me, qualunque forza politica voglia porsi in termini strategici sul problema, potrà sfruttare questo tipo di alleanze strategiche per cercare appigli superiori e appoggi autorevoli per la causa dell'uscita dall'euro. Poi, ripeto, l'euro è uno strumento del liberismo, quindi se queste forze, Lega, Le Pen, Alternative for Deutschland, vorranno uscire dall'euro, ma vorranno restare nella logica liberista, libera circolazione dei mercati, flessibilità massima del mercato del lavoro, libera circolazione di lavoratori e capitali, se vorranno mantenere questa cosa, naturalmente la nostra alleanza strategica sarà brevissima, perché è assolutamente da evitare che in Italia si mantenga questo sistema. Se riusciremo a capire che il liberismo è il vero problema, e non l'euro, allora ci sarà veramente la possibilità di costruire un'Europa pacifica. Perché se verrà visto l'euro come un capro espiatorio per la classe politica europea per nascondere il proprio fallimento, ovvero l'aderenza alle politiche liberiste, allora l'unica possibilità sarà andare verso un'Europa sempre più isolata a livello di stati, in cui chi avrà capito farà politiche costituzionali e socialiste, chi non avrà capito continuerà a farsi del male da solo col liberismo, ma non per questo noi dovremo andargli dietro. Lo dico velocemente, ma ripetita iuvant anche qui, l'uscita dall'euro è impensabile, cioè, o meglio dire, l'uscita dall'euro è sconsigliabile se la classe politica che la condurrà non avrà ben presente la necessità ineluttabile di proteggere i redditi fissi. Attualmente abbiamo dal 1981 un trend di diminuzione continua della quota salari in Italia, di pari passo con le politiche assurde di controllo dell'inflazione. Benissimo, queste politiche vanno abbandonate. Bisognerà reintrodurre la scala mobile, un meccanismo che abbiamo abolito in Italia nel 1991 definitivamente, o meccanismi simili. Questa cosa in regime di sovranità monetaria è perfettamente possibile, e chi non lo farà consapevolmente e con tutte le responsabilità del caso. Naturalmente, una semplice spesa in deficit di qualunque stato a sovranità monetaria è in grado perfettamente di coprire i costi della scala mobile o di qualunque aggiustamento dei salari in Italia in linea con la produttività. Cosa che noi, bisogna dire, abbiamo cercato in qualche misura di garantire sicuramente più della Germania, ma mai quanto avremmo dovuto. La svalutazione del salario, ripeto, che c'è stata nel 92,
è dovuto al fatto, non alla svalutazione in sé, ma al fatto che era stata abolita qualunque tipo di salvaguardia e protezione dei salari già precedentemente. Quindi chi dice che svalutare la moneta provoca una svalutazione dei salari disinforma e pesantemente anche. Abbiamo un grosso problema delle pensioni dopo la fusione di INPS e INPDAP. Dopo l'uscita dall'euro, una cosa che andrà sicuramente fatta sarà la nazionalizzazione del sistema pensionistico che, seguendo l'esempio di paesi come Argentina, Ungheria e Polonia, e in particolare i fondi pensioni nazionali andranno assolutamente nazionalizzati. Sono attualmente in mano a privati che ovviamente li usano per i loro interessi. E la loro quota parte di debito pubblico andrà stornata dal computo totale con un beneficio sostanzioso anche in termini di risparmio e di spesa per interessi. In Italia l'economista che più ha parlato di questo aspetto, spesso molto ignorato, è Sergio Cesaratto, vi consiglio di visitare il suo blog. Nel sistema pensionistico pubblico, gli enti mutualistici come l'INPS prelevano i contributi dei lavoratori e ne restituiscono altrettanti ai pensionati correnti. I lavoratori sono consenzienti perché naturalmente, contribuendo oggi, acquisiscono poi il diritto alla pensione una volta anziani. Ma cosa succede nel sistema privato? I contributi vengono devoluti ai fondi pensione, i quali li investono nel sistema finanziario per massimizzare i profitti. Perché la premessa era che le pensioni future non sarebbero più state erogate dallo Stato, bensì dal riscatto di questi fondi di pensione investiti sui mercati internazionali. Ma ovviamente non è proprio così, perché gli enti mutualistici come possono fare a pagare le pensioni correnti una volta che vengono meno i contributi, se questi vanno direttamente ai fondi pensione? Ciò che accade è che il Tesoro emetterà dei titoli di Stato per pagare le pensioni correnti, ma naturalmente chi li compra? I fondi pensione con i contributi dei lavoratori. È un sistema basato sul debito che non è per definizione sostenibile. Quindi questo sistema basato sui fondi pensione andrà abolito e consiglio a chi pensa di utilizzare i fondi pensioni non farlo, di restare con la sua previdenza tradizionale come ho fatto io, perché questo è un sistema che va assolutamente a perdere. È un sistema, una riforma che ci è stata chiesta ai tempi dalla World Bank, naturalmente in accordo con la nostra cara Unione Europea, e prima di questa riforma i lavoratori davano 100 allo Stato e questo ci pagava le pensioni. Ora danno 100 ai fondi pensione che ci acquistano 100 dei titoli di Stato con cui quest'ultimo Stato paga le pensioni. Ma i 100 di contributi servono sempre a pagare le pensioni correnti, come nella logica di qualunque sistema pensionistico in cui chi lavora sostiene gli anziani. Solo che fanno un giro molto più tortuoso con molte più perdite, perché lo Stato deve pagare quegli interessi su questi titoli che emette per pagare le pensioni. Pensate a un tasso per esempio del 5%, per erogare 100 di pensioni deve pagare 5 euro di interessi all'anno. È una spesa notevole che non è assolutamente necessaria. Siamo praticamente alla fine del percorso. La strategia di uscita è completa e alcuni di questi punti che vi ho citato, per esempio quest'ultimo sulle pensioni, non sono strettamente necessari per farci uscire dall'euro, ma sono già un qualcosa che delinea un nuovo modello di società verso cui tendere in futuro, dove non saremo più dipendenti dal debito, dall'indebitamento progressivo e assolutamente, senza possibilità di essere fermato. Ma avremo uno Stato che potrà essere il nostro finanziatore di lavoro, welfare, servizi che dovranno essere staccati dalla logica liberista a cui sono consacrati adesso. Naturalmente, un grosso problema per qualunque Stato esca dall'euro sarà impedire che tutto ciò si ripeta. E naturalmente, negli anni immediatamente a venire, non sarà un grosso problema, perché tutti se ne ricorderanno bene, ma gli italiani hanno la memoria corta, i nostri politici anche di più lo sanno bene, lo sfruttano. Quindi cosa si deve fare? Sarà necessaria una nuova fase ricostituente, una fase politica e sociale
in cui tutti dovranno sapere che la nostra Costituzione va rimessa al centro del dibattito politico italiano e non solo italiano, naturalmente. Tutte le costituzioni socialiste venute fuori in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale e della sconfitta dei regimi totalitaristici come il fascismo e il nazismo, queste costituzioni andranno ripristinate nel loro senso originale. L'Italia dovrà ripristinare la sua Costituzione nel 1948 e da lì eventualmente ripartire per alcune riforme costituzionali utili, come introdurre strumenti di democrazia diretta, potenziare il ruolo dei referendum. Queste sono tutte cose che vanno benissimo, ma la cosa prima da fare sarà tornare al modello costituzionale del 48, il che vuol dire, per esempio, abolire idiozie economiche come il pareggio di bilancio in Costituzione. Queste cose non andrebbero mai assolutamente messe in un testo costituzionale perché sono contrarie completamente ai principi fondamentali. I principi fondamentali della nostra Costituzione non sono soggetti a revisione costituzionale e qualunque revisione costituzionale del resto del testo deve basarsi su questo principio. Ergo, introdurre il pareggio di bilancio nella Costituzione, che, come ben sappiamo, è contrario a qualunque tipo di possibilità dello Stato di fornire lavoro, servizi, pari opportunità, è un qualcosa atrocemente incostituzionale ed è un grave illecito che la nostra politica abbia deciso di portarlo a termine. Insigni costituzionalisti come Rodotà, ma anche come lo stesso Luciano Barracaracciolo o come il professor Guarino, hanno già da tempo chiarito quanto questa pratica sia stata illecita e quanto questa pratica non debba mai più essere perseguita in futuro. Qualunque richiamo alla stabilità dei prezzi in Costituzione non ha alcun senso perché il controllo dell'inflazione vuole anche dire incentivare la disoccupazione, come si è ben visto nell'Unione Europea. E inoltre, si dovrebbe pensare di ripristinare, non solo ripristinare il famoso articolo 139 recentemente modificato che parla delle revisioni costituzionali, ma di potenziarlo persino. E si potrebbe introdurre una dicitura di questo tipo: fatto salvo il carattere solidaristico e fondato sul lavoro dell'ordinamento repubblicano e democratico, in nessun caso possono essere apportate modifiche alle norme costituzionali restanti se non rispettose dei principi dettati dai principi fondamentali. Questa è una cosa che dovrebbe essere scontata, ma fa bene inserirla per far capire a qualunque governo venga in futuro che la nostra Costituzione non è lettera morta, come dicono alcuni soggetti anche cosiddetti di sinistra, ma è un qualcosa che, come dicevano i nostri padri costituenti, va mantenuto vivo ed è un qualcosa che e mantenere vivo il nostro testo costituzionale richiede un risveglio sociale di tutti noi in maniera da fare, tramite il nostro voto e tramite le nostre azioni politiche, tramite le pressioni che possiamo fare tutti quanti insieme sulle forze politiche che ci governano, noi possiamo fare in modo che essi legiferino sulla base della nostra Costituzione e solo di quella, perché una legge che non è costituzionale è un attentato diretto al patto esistente fra il popolo e le istituzioni italiane, che lede la fiducia tra queste due entità e noi di questo non abbiamo bisogno. Per uscire dalla crisi e abbattere il liberismo ci serve assolutamente un patto sociale rinnovato tra lavoratori salariati, imprenditori e gli stessi istituti bancari che ormai sono impotenti di fronte a questa crisi. Una volta si diceva che la crisi era dovuta dal capitale e il proletariato doveva lottare contro di esso. Questa cosa è ancora valida, con una differenza però: che l'asticella del proletariato, che una volta comprendeva solo i lavoratori salariati, adesso si è spostata verso l'alto ed è arrivata a comprendere anche imprenditori e persino alcuni elementi del mondo bancario nazionale. Quindi o capiamo tutti, politici inclusi, che per uscirne è necessario che questi gruppi sociali tradizionalmente in conflitto capiscano che il reddito degli uni è la ricchezza degli altri, oppure non ne usciremo. Perché se usciremo dall'Unione Monetaria Europea, ma
i nostri imprenditori continueranno a praticare deflazione salariale, continueranno a licenziare, continueranno a precarizzare invece di investire in ricerca e sviluppo, allora è evidente che avremo sbagliato qualcosa e a rimetterci saranno sempre i soliti. Naturalmente, qualora la nostra Costituzione tornasse al centro del dibattito politico, questo sarebbe molto più difficile, perché per adesso sembra che la nostra classe politica, in modo assolutamente bipartisan, faccia gara per chi ne stupra il significato profondo in maniera più perversa. E una cosa che si potrebbe assolutamente introdurre a tale proposito, come proposto da Luciano Barracaracciolo, è una modifica all'articolo 70 sulla funzione legislativa, in cui per esempio si potrebbe scrivere che un disegno di legge può essere approvato e successivamente promulgato solo se indichi l'esatta disposizione della Costituzione che intende attuare o specificare, entro i limiti comunque sanciti dall'articolo 139. Con una simile specifica, qualunque criminale o imbecille voglia legiferare in senso anticostituzionale, si troverà automaticamente bloccato, perché naturalmente non riusciranno mai a giustificare un principio fondamentale alla base di un'abolizione della scala mobile, alla base di un divorzio tesoro Banco d'Italia e men che meno alla base dell'entrata nell'euro. Ho concluso.